studenti universitari fuori sede, lavoratori, pendolari, semplici turisti da una parte e dall'altra, normalissime famiglie, appassionati di cucina ma anche disoccupati e cassa integrati. Parte da Palermo, People Cooks, il social network del cibo e della tavola, una community internazionale composta da persone che tutti i giorni per necessità devono pranzare o cenare fuori casa e da quelle che invece cucinano tutti i giorni a casa propria. People Cooks promette di farli accomodare al massimo in 5, non più di 6 euro per un primo, secondo frutta e acqua intorno alla stessa tavola, per condividere, oltre ad un pranzo e una cena decenti, invece del solito panino, un momento in compagnia e convivialità. L'idea è di un occhio Carrupa toscano. Tanta gente che si va iscrivendo, 35 in neanche 24 ore, potrebbe essere il caso dell'impiegato di banca che è distante da casa, anche se nella stessa città, ai 40 minuti scopre che c'è un cooker o una cooker vicino, però non apre ogni giorno un posto caldo con vero, invece di andare mangiando in giro, questo è dispendioso e non aiuta la qualità della vita. La nostra telecamera è stata a casa di una cooker, Doriana Polacchini, che ha preparato il pranzo per il suo primo cliente, uno studente romano. Amo molto condividere anche il momento del pasto con le persone, per me è una cosa molto bella, mi è piaciuto tantissimo. Ho detto, perché non farla del resto, avere un piccolo contributo, perché di questo si tratta, alleggerisce anche un po' quello che è la spesa quotidiana che chiaramente tutte le casalinghe facciamo. Tre persone invece che hanno telefonato che vorrebbero venire perché hanno il problema della solitudine. Soddisfatto lo studente. È stato bello, è stato simpatico. Mi sento meno solo, diciamo. Vivi anche la città conoscendo i cittadini.